marketing territoriale a Palazzo di Città. Sì, è un seminario che rientra in un progetto un po' più ampio, che vede coinvolti 40 ragazzi, i quali hanno ricevuto una borsa di studio con la quale svolgeranno un tirocinio aziende che si occupano all'estero, di commercio internazionale. Questi ragazzi stanno affrontando un programma di formazione di 2 settimane con la nostra società, Gruppo Iovine, che è promotrice appunto di questa iniziativa, e nell'ambito di questo programma di formazione abbiamo introdotto il tema della qualità e del marketing territoriale. Abbiamo già fatto 2 lezioni sul tema, che sono state svolte dalla nostra società, una e l'altra dall'Università di Salerno, sul tema del country brand, è fatta dal sindaco perché in un certo qual modo completa questo mini ciclo di 3 lezioni sul marketing territoriale. Perché abbiamo coinvolto il sindaco? Perché in letteratura si sa che la qualità di un prodotto è condizionata dal marchio, dal brand. Qualsiasi prodotto noi acquistiamo, che si tratti di abbigliamento, si tratti di turismo, si tratti di altre cose, viene influenza il nostro giudizio di qualità in relazione al brand, al marchio. Il logo turistico della città, la S, ci siamo pure consentiti di fare qualche polemica in città. Meno male che ci sono i ragazzi, i giovani, che sono sintonizzati sull'Europa, sulla modernità. Questa cosa è importante non solo per promuovere l'immagine della città, e ovviamente si promuove la sostanza, perché quando c'è il fumo diventa difficile anche la comunicazione. Ma la cosa importante è che si creano nuove occasioni di lavoro. Quello della comunicazione, del marketing, del design, della promozione d'immagine è uno dei grandi campi delle attività moderne che possono intercettare le giovani generazioni. Quindi è importante da tutti i punti di vista. Sindaco, l'immagine della città in queste ore è un po' guastata, no? È scesa la raccolta differenziata, la percentuale, il suo appello ai cittadini, perché tra i motivi c'è anche un po' di disaffezione verso questo tipo di smaltimento. E lei, per un calo del 2% di raccolta differenziata nella città che mantiene il primato nazionale fra i comuni capoluogo, del 4%. Avverte tutta questa angoscia. C'è un calo di un percentuale, c'è una situazione di crisi, ci sono alcune confezioni che non si fanno più, c'è un calo nella produzione di carta, di plastica, di imballaggi, quindi è un dato del tutto fisiologico. C'è un altro dato che invece dobbiamo affrontare ed è quello